Come on. You know why? Because we're so.
Welcome, figliuole e figliuole, grazie al sacco di gente che si è iscritto durante la sigla. Acab si è iscritto, Cosmic76 si è iscritto, Sole Oreca si è iscritto, Matsuya Raidato, Bernie si è iscritto e Hepo Hop si è iscritto proprio adesso. Grazie mille per le iscrizioni, figliuoli. Benvenuti al commento dello State of Play, con quella mezz'oretta d'anticipo che ci dà della gioia e della felicità in attesa che arrivi effettivamente, beh, lo show. Perché lo show deve arrivare. Livello 3 di Hype Train. Siamo già a livello 2, ragazzi. Vabbè, si sta scrivendo un sacco di gente, ma è normale, ragazzi, perché non ho fatto la live alle 8. Quindi la gente che normalmente segue alle 8 e si iscrive alle 8, beh, non si sta iscrivendo adesso, molto semplicemente. Silent Hill, secondo te lo vediamo stasera? Secondo me no, di Night. Secondo me Silent Hill lo vediamo al Summer Game Fest, perché se è vero quello che si dice, e ne ho già parlato in altre live, se è vero quello che si dice, ovvero che lo sta facendo Kojima e l'altro lo sta facendo Bluebird Team, tra quelli che fanno vedere i giochi al Summer Game Fest c'è Bluebird Team, e mi sembra l'occasione perfetta per mostrarlo, e dall'altro lato c'è Kojima, che figuratevi se non lo fa vedere allo show del suo best friend Geoff Keighley. Ho visto Double or Nothing, Acab, mi sono divertito anche molto, ho visto anche Dynamite ieri sera. Veniamo da una sessione di caccia quando ti unirai a noi Playbay. Quando arriverà Sunbreak mi unirò a voi Playbay, tozzo. Al che sarò molto fuori allenamento e mi dovrete trascinare come sempre. Grande per Regi, sei in home page? No, ultima katana, è impossibile che io sia in home perché semplicemente non ho fatto richiesta. Probabilmente sono nella tua home perché mi vedi tra i canali consigliati, perché mi segui o compaio semplicemente nei canali dell'Hype Train. Non peraltro, di sicuro. In home Twitch a me non mi mette. Ho anche preso la bottiglietta d'acqua fresca, un pochino di acqua fresca per mantenermi idratato e rinfrescare la gola mentre facciamo un po' di elucubrazioni sullo State of Play di questa sera. Quindi niente, stasera si chiacchiera, adesso faremo una mezz'oretta di anticipazioni e poi seguiremo questo magico show. E la mia domanda, insomma, la mia richiesta è sempre la stessa, ragazzi. Tenete basse le aspettative, così non rimanete delusi. Grazie per l'iscrizione, Ivan. Infatti già in chat c'è, seriamente, ma Final Fantasy XVI, ragazzi, allora, Final Fantasy XVI, ok, ha avuto un aggiornamento della pagina. Hanno aggiornato la pagina di Final Fantasy XVI recentemente. E quindi la gente sta impazzendo perché lo State of Play di oggi dice: oggi vi facciamo vedere degli eccitanti progetti di alcuni nostri collaboratori third party, e chi meglio di Square Enix come grande collaboratore third party. Si vocifera in realtà che il gioco importante di stasera sia Street Fighter 6, che lo vuol, lo, Capcom lo deve far vedere di sicuro, così dicevano alcuni leaker, ed è molto plausibile che lo faccia effettivamente vedere questa sera. Detto questo, non so neanche cosa abbiano aggiornato sulla pagina, sinceramente. Va detto che molta gente si aspetta Final Fantasy XVI, ma Final Fantasy XVI è un gioco straordinariamente atteso, ragazzi, e non soltanto dal mercato nostro, perché noi ovviamente lo aspettiamo come la seconda venuta del Messia, Final Fantasy XVI, perché sappiamo chi c'è dietro e la gente vuole un Final Fantasy fatto come Dio comanda, ok? Ma il punto è che è così atteso anche dal pubblico giapponese che mi sembra molto strano che Square Enix butti via il trailer ufficiale di presentazione del gioco, magari con tanto di data d'uscita, a un cazzo di State of Play. Perché, ragazzi, lo State of Play, per quanto gli ultimi non siano stati così malaccio, non sono ancora consolidati come il grande show Sony che fa i milioni di spettatori. Lo guarda un botto di gente su Twitch lo State of Play, fa i numeroni, ma non fa i numeri di uno show ufficiale di Twitch, o anche solo del Summer Game Fest, o anche solo di un qualunque show Square. Quindi è difficile che ci sia il fottutissimo. No, lo vedo su YouTube Lite l'evento per un motivo molto semplice, ed è che così posso vedere la versione sottotitolata in inglese. Che così è più facile da capire anche per chi non sa l'inglese, se lo legge sotto e non devo commentare ogni singola cosa e non mi perdo i testi. Grazie per l'iscrizione Dante Vergil, è molto più facile da seguire e se perdo 5-6 secondi di differenza non cambia particolarmente
roba. Come detto, gli stage, esatto, gli stage sono sempre stati low profile, cioè non sono show primari, sono sempre stati show secondari di Sony. E mi sembra strano che Square si voglia. Ora, è vero che Square e Sony sono legate da un legame molto stretto e si vocifera che Sony se la voglia comprare e potrebbe esserci un accordo e quel cazzo che volete. Però anche in quel caso sarebbe sciocco da parte di Square e Sony mostrare il trailer primario di un gioco così atteso e importante a uno show comunque considerato ancora secondario come lo State of Play. Che poi non è che Street Fighter 6 sia secondario, per carità divina, però diciamo che Square ha in mente di fare un proprio showcase a giugno, questo si vocifera, e Sony si vocifera che voglia fare uno showcase a sua volta, però è probabile che lo voglia fare in periodo natalizio. Che sia la ragione o la cosa, a Square piuttosto che farlo vedere qua gli conviene farlo vedere al suo showcase, o almeno mandare un teaser al Summer Game Fest. Secondo me, se c'è l'effettiva possibilità che Final Fantasy XVI compaia stasera, grazie a Luke P per l'iscrizione, è più plausibile che ci sia un teaser. Cioè, c'è un teaser di 10 secondi in cui si vedono due scene e alla fine c'è sotto. Se volete vedere il trailer completo, c'è lo showcase di Square Enix, boh, 10 giugno? Sarcazzo quando? Grazie Mark per l'iscrizione, grazie anche a Cesco per l'iscrizione. Dovrebbe apparire adesso l'iscrizione di Cesco. Sono abbastanza d'accordo nel dire a Ashel che sia meglio non farlo vedere tutto di botto a mo' di sorpresa piuttosto che un teaser a cazzo durante uno State of Play. Se effettivamente, grazie Coril per l'iscrizione, grazie anche a Cesco che ho ringraziato prima, se effettivamente si bruciano il trailer qua, secondo me sono dei minchia. A livello di comunicazione vuol dire che sono dei minchia. È possibile? A voglia, sia Square che Sony a livello di comunicazione sono dei minchia e hanno fatto varie volte delle mosse da minchia, quindi sì, è perfettamente plausibile che lo si veda stasera, perché a Square e a Sony con la comunicazione sono dei minchia, quindi è una possibilità concretissima. Ciò detto, sono molto, 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 molto scettico sulla cosa e il mio consiglio è sempre il solito. Tenete basse le aspettative, state in pace col cuore, sappiate che non so neanche quanto durerà, credo una mezz'oretta, non so se hanno dato una durata specifica, ma dovrebbe esserci la conferma che uno dei giochi presentati è Horizon in VR, è quello 30 minuti esatto, quindi quello c'è, quello dovrebbe essere la parte VR, non si sa quanto altro di VR ci sarà, ma secondo me qualcosina in più lo faranno vedere, quindi togliete 5-10 minuti se abbiamo sfiga per il VR, lasciate 20 minuti. Mettiamo il caso che effettivamente Capcom ci fa vedere qualcosa. Ora, anche lì, Capcom farà vedere Street Fighter 6 adesso? Sì, se fa vedere Street Fighter 6 adesso, ed è possibile, non lo so, però è una possibilità, allora c'è la possibilità che faccia vedere altro al Summer Game Fest, e quindi forse è la volta buona che vediamo Dragon's Dogma 2, che quello, ad esempio, io sì che lo attendo, anche Street Fighter 6 attendo, per carità di Dio, però insomma, ci siamo capiti. Cos'hai postato Kuromancer? Sembra confermato anche Hogwarts Legacy? Beh, vabbè, un altro trailer, Uriels, che però spero che sia un trailer breve perché l'hanno già presentato. No, Pragmata secondo me è troppo presto. Si sarà durata, scrivevano in chat, mezz'oretta a Kingdom Games, quindi non sarà uno State of Play particolarmente longevo. Oh, poi, ragazzi, il punto è sempre quello. Se arriviamo qua con le aspettative giuste, e le aspettative giuste sono raso terra e sono quelle sempre le aspettative giuste da avere, e poi lo show si rivela effettivamente una fottuta figata con trailer stratosferici di cose incredibili, siamo solo più contenti. Però Disney è riuscita a sfanculare persino Vader, non sono più interessato a Mascal perché sai perfettamente che ormai ho abbandonato quasi completamente Guerre Stellari, ma non sono sorpreso. Esatto ragazzi, noi siamo qua ad aspettare Final Fantasy XVI, noi siamo qua ad aspettare Street Fighter 6, noi siamo qua ad aspettare Dragon's Dogma 2, e invece no, sarà Knack 3, stavolta Knack di lava, dopo Knack ghiaccio, Knack lava. Little Devil Inside di DVL, io lo vedo sempre più vaporware. O poi magari fanno vedere un altro trailer, però cazzo, Little Devil Inside,
Ogni anno lo spostano di un anno. Ogni anno Little Devil Inside lo rimandano di un anno. Inizio a pensare che non possa uscire, se questo è il modo di rinviarlo che hanno. Oi, 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 oi. Ma ragazzi, se c'è Final Fantasy XVI, sono io la persona più contenta di vederlo, per carità divina. Come detto, secondo me è una mossa sbagliata. La possibilità che ci sia è concreta, ma perché è una mossa stupida farlo vedere adesso? E io sono convinto che a livello comunicativo sia Sonic e Square siano stupidi da molti mesi a questa parte. Quindi è possibile, è concretamente possibile che sia Final Fantasy XVI. Se c'è stasera a uno State of Play, il trailer completo, Square e Sony comunque a livello comunicativo hanno sbagliato tutto. Grazie per l'iscrizione Synapsis e grazie per l'iscrizione Rapstyle. Quindi è plausibile che ci sia. Però, finché non lo vedo, non ci credo. Poi sono il primo a volerlo vedere Final Fantasy XVI. È il gioco che aspetto di più, ragazzi, lo sapete perfettamente. Lo sapete perfettamente, ma ve l'ho detto. Partite con aspettative basse, così non rimanete delusi, perché poi finisce sempre allo stesso modo. Giusto per ricordarvelo, quante volte abbiamo detto stasera avete, perché io mai, ma avete detto in chat, grazie Papu per l'iscrizione, avete detto sì, stasera Final Fantasy XVI e non c'era un cazzo. Sì, stasera Silksong e non c'era Silksong. Se partite nella consapevolezza che non ci sarà, quando poi non c'è, non vi arriva la mattonata sul cazzo. Sappiatelo, sappiatelo. Vivete la vita con pessimismo. È il modo migliore perché vi arrivi in faccia l'ottimismo. È molto semplice. Stasera Alex per VR2, che sarebbe comunque un annuncio importante, Shadow Snake, eh? Sappilo, cioè fanno vedere PlayStation VR 2. Grazie Alan per l'iscrizione. Arriva Gabone e dice: sì, c'è Alex per PlayStation VR 2. Oh, è già una mossa della Madonna, eh? Però anche lì, grazie Mishima Scrub per l'iscrizione. Anche lì, tenete basse le aspettative. Buon Final Fantasy XVI. Quanto mi piace vedervi ottimisti, ragazzi. È bello che nel vostro cuore ci sia ancora gioia, senso di scoperta e ingenuità bambinesca. È giusto che sia nel vostro cuore perché il mio cuore è stato ucciso anni fa. Io non ho più un cuore, ho un sasso crepato ed è giusto che quel sentimento, quell'ingenuità gioiosa ce l'abbiate voi in chat. Perché è giusto che io sia morto dentro, ma non che lo siate voi. Va bene così. Devo essere io il freddo occhio analizzatore che rovina le vostre vite. Non dovete essere voi. Regna il male nel Grazie mondo. per la donazione, Cos'è che Cesco. le forze Molto del amore. male? Hai Nulla. una quarzite al posto del cuore, esattamente. Ci dici sempre così, poi noi siamo ottimisti, grazie. Esatto, ma è questo il bello della mia community è perché la mia community è così propositiva e acculturata? Perché tutta la negatività me la accollo io. Sono talmente io il male incarnato che voi improvvisamente siete diventati delle sante persone. Giusto così. Stay hydrated. molto bene. Ai 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 ai. Vogliamo un pregi versus JJ Abrams, nel senso che volete che lo picchi, ma scalpo per quello che ha fatto a Star Wars. Non è neanche del tutto colpa sua, però molta è colpa sua, senza ombra di dubbio. Dai, Icky, questa è sempre la battuta più divertente. Dino Crisis Remake è sempre la battuta più divertente in tutte le volte che c'è uno show di presentazione qualcuno la fa e tutte le volte è sempre la cosa più spassosa. Perché voi almeno lo scrivete ironicamente, ma so che purtroppo c'è gente che ci crede davvero. Sappiate che quello che plausibilmente doveva essere il nuovo Dino Crisis è diventato quel gas di Capcom sparatutto con i dinosauri. Probabilmente il progetto che doveva essere il reboot di Dino Crisis si è trasformato in quello, il cui nome non ricordo adesso, e hanno Exoprimal, e se non altro hanno avuto il buon cuore di non chiamarlo Dino Crisis e di renderlo una nuova.
nuova IP. Anche perché plausibilmente se l'avessero chiamato, non lo so, Dino Exocrisis o qualcosa del genere, i fan della serie li avrebbero uccisi. Secondo te annunciano GTA 6? No. No, Alex, non ha uno state of play, dai. Cioè, ragazzi, anche lì, annunciano un gioco Rockstar a uno show che non è Rockstar, non esiste più nella vita. Un annuncio di Rockstar ormai arriva solo da Rockstar. Rockstar a un certo punto fa un trailer e presenta il suo gioco. Grazie per l'iscrizione, Wizard Andrea. Quando vorranno annunciare GTA 6... faranno uscire un cazzo di trailer loro a cazzo duro durante un pomeriggio, plausibilmente senza neanche annunciarlo, e sarà il video più guardato per 3 mesi, con ogni probabilità, grazie per l'iscrizione Ginepro Rampante. Non hanno neanche più bisogno di uno show, sinceramente. Quindi non ha senso che si veda qua. Esattamente, D-Night. Rockstar può fare un video da 15 secondi con uno che rutta e scorreggia e alla fine il logo GTA 6 alle 4 del mattino e fa 12 milioni di visualizzazioni e 500.000 like. Tranquilli. Questo è adesso a livello comunicativo, purtroppo. Ma Necros, in realtà io non credo che sarà uno state of play brutto. Perché gli ultimi state of play secondo me sono significativamente migliorati. Cioè gli ultimi due sono stati state of play assolutamente decenti, a mio parere, e perfettamente ben regolati. Oddio, non hanno fatto vedere nulla di più di ciò che promettevano, non ci sono state grandissime sorprese, ma nel complesso sono stati show godibili e più che sensati. Io non credo che sarà uno state of play brutto. L'importante è, come sempre, non arrivarci aspettandosi uno, o la qualità di un Nintendo Direct principale, per dire, perché lo state of play è il Nintendo Direct di Sony, ma non siamo ancora arrivati a quel livello lì, o aspettarsi che questo sia lo show di Sony. Poi, come detto, a livello comunicativo Sony è talmente erratica ultimamente che non mi sorprenderebbe se fosse uno state of play con annunci straordinari, completamente inaspettati. Ma sarebbe un errore comunicativo, perché se hai degli annunci del genere fai uno showcase, non fai lo state of play. No, Sephiroth, no. Sì, le cose comunicativamente Sony ultimamente le fa un po' a cazzo di cane. Molto la locura ultimamente per quanto riguarda la comunicazione Sony. Sergente, secondo me invece no. Perché ovviamente in chat c'è tu scrivi, secondo me ci becchiamo qualche gas di merda. È vero, la strategia di Sony, ragazzi, sta puntando molto ai Game as a Service. È la loro strategia futura. Abbiamo visto che stanno investendo su quelli. È partito intanto il countdown con sotto la musica. Conviene mettere le cuffiette così non vi rientra e non vi rompe il cazzo. Datemi un attimo. Yeah. Di qua. Eccoci qua. Vediamo se il volume va bene. Posso abbassarlo ancora un pochino. Perché adesso c'è solo la musichetta e mi rompe per lo più il cazzo. Quindi la tengo semplicemente sotto come volume. Ginepro Rampante l'ho ringraziato, credo di sì. Ho le cuffiette della Play 1, no Mascar, sono le cuffiette del mio cellulare. Sono letteralmente le cuffie del mio cellulare. Little Devil Inside per forza la data. Indiana Joint. Quanto dura? Una mezz'oretta tecnicamente. Non lo so, D-Night, credo che sia semplicemente che sono un po' nel caos anche a livello di piani comunicativi. Che telefono hai, pregio? Ho un Samsung S10? Sì, mi sembra un S10. Ho visto Sagat, ne abbiamo in parte parlato nell'ultimo chiacchiere. Cuffiette is the new Turtle Beach. Ma anche perché io avevo delle Turtle Beach, mi si sono rotte e ora non le posso più usare. Ma anche secondo me Pugnaru stasera Final Fantasy XVI vuol dire essere troppo ottimisti, o poi se viene tanto meglio. Stray quanto è quotato? Stray è già più plausibile, Paolo, perché Stray comunque è un gioco indie, è di Annapurna, quello lo vedrei volentieri, perché Stray mi dà l'impressione di essere un gioco con del grande potenziale. I giochi di Annapurna, salvo rari casi tipo 12 Minutes, sono sempre soddisfacenti, e quindi sospetto che ci sia la possibilità di vederlo Stray e che sia anche qualcosa di molto figo.
I nuovi leggendari di Pokémon ti sono piaciuti? Sì, Kingdom Games. Esteticamente mi piacciono molto. Mi piace anche la questione del tema passato-futuro, vorrei capire come la gestiranno. Era nel leak Stray Shadow Snake. Bisogna vedere quanto realistico sia quel leak, perché dopo ritengo poco credibili i leak con i foglietti fotografati prima degli show. Qua praticamente è capitato davvero di rado che un leak col foglietto fotografato si rivelasse realistico, ragazzi. Diventeranno moto, speriamo di no, Jotaro, però è vero che hanno tutti e due la ruota. Sì, il concept di 12 Minutes era molto figo, Pop, e anche a livello tecnico non era un brutto gioco. Il problema era che la trama era una merda, ed era un gioco tutto narrativo. Sì, Beyblade, diciamo che il leak sparava talmente a cazzo che qualcosa potrebbe pure averci preso, ma è la cosa che ti dimostra che forse è un po' una sparata, perché c'era troppa roba per mezz'ora, secondo me. Sono tre tecnicamente i Silent Hill in sviluppo, anche se ovviamente vanno ancora tutti confermati. Non ho ancora parlato del nuovo Dragon Age, è solo uscito il titolo, no? Dragon Age, oddio, l'avevo visto oggi. Dragon Age, Wolf qualcosa? No, Wolfen, oddio, non mi ricordo più che... Dreadwolf, sì, che poi è Silas, il Dreadwolf, che ci sta, perché si collega direttamente all'ultimo. Sì, vabbè, si sapeva che si sarebbe collegato direttamente all'ultimo, quindi oggi vedere il logo e il nome, insomma, non è che sia stato chissà quale annuncio. Non so neanche perché abbiano fatto un cazzo di annuncio col titolo, che senso abbia, cioè piuttosto aspettate di avere un trailer, però vabbè. Sì, no, non dice Dragon Age 4 perché plausibilmente lo gestiranno in modo che sia una sorta di reboot e ripartenza, però cazzo se lo colleghi direttamente a Silas e al Dreadwolf, oddio, puoi fare puoi tranquillamente fare una trama autoconclusiva che non ti necessita della conoscenza dei predecessori per essere godibile, però e immagino che la volontà sia anche quella a livello di concept. Però, ragazzi, non puoi collegarlo con la mitologia e i personaggi dei predecessori e non avere degli stretti collegamenti a livello di trama. È impossibile. Sì, il logo non fa impazzire neanche me. Invece Dragon Age me li ricordo tutti, Pop, perché una delle cose più forti di Dragon Age era proprio la storia. La mitologia, il mondo di gioco erano proprio gli elementi più riusciti di Dragon Age. Era dark fantasy fatto molto bene. Per carità, un po' banale su certi elementi, ma in generale fatto molto bene con dei bei personaggi, delle belle trame. Grazie a Man of Mystery per l'iscrizione. Un botto di iscrizioni oggi, ragazzi. Vabbè, è perché non ho fatto la live alle 8, come dicevo. Quindi adesso si stanno recuperando tutti. Poi, vabbè, in media stasera sarete di più del solito, perché con lo State of Play arriviamo sicuro almeno 600-700. Ho visto lo sparatutto Bolter qualcosa di Warhammer 40k, però mi sembra un po' una cafonatina così. BioWare ridicola la biblioteca. Mi piacerebbe credere che BioWare si sia data una strigliata sufficiente a poter ancora produrre dei giochi decenti. Il problema è che fai fatica a crederci finché non li vedi quei giochi. Dragon Age è invecchiato bene. Origins? Sì, zio Rick. Origins secondo me è invecchiato meglio ora di quanto non sia invecchiato Inquisition. Cioè, ad oggi, rigiocarsi Origins è meglio, secondo me, di giocarsi Inquisition. Se sei un amante dei GDR. Qual è già il link per l'iscrizione Prime, Elia? Ma credo ci sia il tasto... Oh, mi sono cadute le cuffiette. È qua, Prime, za. Ho visto la promo di MJF. Credo che sia tutto voluto, Cepu, che ci stiano facendo sopra una storyline. Però è stato un momento molto figo. Grazie Will of Anubi per l'iscrizione. Ragazzi, Origins l'hanno fatto quando ancora era la BioWare dei vecchi tempi, grazie Kiryoku. Era il periodo in cui avevano tirato fuori quello, Mass Effect 2, insomma era un altro livello, parliamoci. Dovrebbe durare mezz'oretta Blood and Guts. Dovrebbe durare mezz'oretta. Mancano 7 minuti e 47 alla partenza dello State of Play. Siete pronti? Siete caldi? Siete pasciuti? Io vengo adesso da una cenetta con Simone dove ho mangiato molto bene e ho chiacchierato molto amabilmente, quindi sono bello rilassato e pronto per lo State of Play. Come annuncio finale cosa ti aspetti? Blue Light. Grazie a Ligi, grazie quasi omonimo per l'iscrizione.
Fateci vedere ste Final Fantasy 16, siete veramente molto ottimisti. Grazie Botta per l'iscrizione, molto amore. Manca poco, manca poco. Ragazzi, basse, basse, aspettative basse, così poi se arrivano le cose belle siete più contenti. Basse, meno hype, meno esaltazione, meno gioconi, meno traileroni. Se no vi fate prendere dal demone dell'hype, e se poi lo state of play è una roba mediocre, ci rimanete sotto e passate una serata di merda. Cosa che è già accaduta, quindi cercate di ridimensionare le aspettative. Pragmat è roba Sony? No, è roba Capcom, sergente, dovrebbe anche essere multipiattaforma. Dragon's Dogma 2 e Mishima secondo me lo fanno vedere o al Summer Game Fest. Sì, lo fanno vedere. Secondo me Dragon's Dogma 2 se lo fanno vedere da qualche parte, lo fanno vedere al Summer Game Fest. È uno dei giochi che aspetto di più, quelli. Mi piacerebbe tanto vedere un trailer, però non me lo aspetto allo State of Play quello. Ma anche secondo me, Raziel, stasera c'è qualcosa di buono. Perché parliamoci chiaro, le descrizioni degli State of Play sono sempre state molto vicine al contenuto effettivo dello show. Quindi stasera, quando hanno detto annunci eccitanti da parte dei nostri partner, significa che effettivamente c'è qualche trailer buono o comunque esaltante stasera. Che può essere anche solo una cagata, cioè potrebbero anche essere 25 minuti di merda con 5 minuti di roba bella. Però, se anche fossero quei 5 minuti di roba bella, vuol dire che almeno la bombettina o la chicchettina ce l'hai. Quindi da quel punto di vista lì ho aspettative positive. Cioè mi aspetto che ci sia almeno una roba buona. Sì, Mishima, hanno scritto prima che molto probabilmente si vedrà ancora Hogwarts Legacy. Però anche lì sarà quando, cioè, il trailer più presentazione di Hogwarts Legacy era molto molto concreto, cioè faceva vedere un botto di gameplay, un botto di cose fighe, combattimento e tutto, insomma si è visto già tanto di quel gioco, non credo che ci sia tutto bisogno di dargli spazio in tutta sincerità. 30 minuti di Street Fighter 6 come per Smash. Vediamo se si può fare anche qua il trucco della velocità di riproduzione. Sì. Ma se aumenti la velocità di riproduzione non sembra la musica di Metal Gear Solid? Se aumenti a 2x la musica di sottofondo non sembra il tema di Metal Gear Solid. A un certo punto stava facendo tan 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 tan. E improvvisamente, ragazzi, stasera fanno vedere il remake di Metal Gear Solid. No, sto scherzando, mi sembrava a me musicalmente, ragazzi, ma non vuol dir mica niente. World Premiere. Ma perché Dragon Questura ti ha censurato Jap? Consenti, ma ogni tanto la chat di Twitch. Grazie Buff Dispenser, è vero che l'orario... oddio, sono le 3 Pacific Time, le 6 Eastern Time. È vero che questo è un orario particolarmente consono per il Giappone. Però è un orario che hanno usato molte altre volte perché si sposa bene con un po' tutte le regioni. Perché lo possono vedere nel pieno pomeriggio in Asia e in America, che sono i loro mercati principali. E comunque l'Europa a mezzanotte è abbastanza attiva da seguire comunque lo spettacolo. Mancano 2 minuti e 50, peraltro. Ah, perché slang americano offensivo per i giapponesi, Pugnaro. Ok. Sì, effettivamente. Beh, oddio. Persona 6. Madonna, ragazzi, se avete aspettative veramente troppo alte. Però ci dovrebbe essere Atlus. Oh, che succede? Ripigliati, non scattare. Grazie per l'iscrizione, il Rasi Twitch. Ce l'ho in normal adesso, no? Sì, annotazione. Va bene così.
Tanto ci sono i sottotitoli light, quindi sì, comunque adesso aumenterò un pochino il volume di sottofondo, così lo sentiate un po' meglio. Già così dovreste sentire la musica di fondo. Pam 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 pam. No, è troppo presto per Legacy of Kain, Lessio. Tra l'altro l'IP e le case che lo potevano sviluppare sono state solo recentemente acquisite da Nordic Games, quindi grazie Locon per l'iscrizione. Sunset Overdrive non c'è già su PlayStation 5, boba. Non l'avevano già confermato che sarebbe arrivato? O mi sto confondendo? Un video messaggio di Yoshi P che fa seppuku, magari no. Se perdiamo Yoshi P, perdiamo l'ultima speranza di Square Enix. Madonna, sì, Sinfra! Siamo qua tutti a cazzo duro e il primo trailer è Vin Diesel con Ark 2. Per favore! Per favore, iniettatemelo nelle vene! Per favore, iniettatemelo direttamente in vena! Lo voglio direttamente in vena, ragazzi. Per favore. Per favore. Secondi. Ci siamo. Ci siamo, ci siamo. Dovrebbe durare mezz'oretta, Remaster Keaton. Gesemo, siamo pronti, ci siamo, commentiamo, let's go, let's go, let's go. Pam pam, pam pam. Secondo me Death Stranding 2 e Spine House è troppo presto, l'hanno appena cominciato a fare, non hanno un trailer. 3, 2, 1, let's go. Eccoci. RPM rating pending, quindi non sappiamo neanche cosa. State of play 3/24/2023. Partono con una data. Remake di Last of Us 100%. No. No. Proprio per un cazzo invece. Cos'è questo? Hey! Resident Evil 4 Remake. Resident Evil 4 Remake. Gunder Wunderroost. Located Baby Eagle. Aspettate che tolgo dal cazzo le donazioni, così vedete meglio il trailer. Resident Evil 4, vabbè, si sapeva che lo stavano sviluppando, ragazzi, ma il trailer non si era ancora visto. Quindi quel leak era vero, in realtà. Figo come l'ha rifatto graficamente. Vabbè, questo è il re-engine, ragazzi. Sappiate che è tornato in-house, lo sta facendo la Capcom principale, non lo sta facendo 2M. Resident Evil, ragazzi, 4 è sempre figo. Oh, leak aveva ragione, quindi, il primo leak. Chissà come l'avranno rifatto il 4. Tecnicamente è quello che puoi tenere più uguale all'originale, ma proprio per questo è anche il più difficile da rifare concretamente. Perché come lo innovi, come lo cambi, cosa rischi di cambiare e modificare? This time, it can be different. It has to. L'inizio, cioè il corridoio iniziale, che poi arrivi dai primi Las Plagas, la scena di lui con la foto, assolutamente identico qui. Sospetto che possano averlo lasciato paro paro, eh. E c'è anche la versione VR. VR 2, PlayStation VR 2. State of play returns, and we've got some great... È una bella partenza, ragazzi.
Resident Evil 4 Remake, il primo trailer ufficiale, è una bella partenza. È una bella partenza. E la Madonna. Ah, ok, per PlayStation VR 2. Mi sembrava troppo. È una bella bomba perché ora ci aspetta il VR. Scusatemi, mi sembrava. Era troppo bello per essere vero. Questo ovviamente è Resident Evil 7. Scusatemi. 8 Village. In VR 2. Per VR. Sarebbe stato anche da parte loro molto sbagliato non partire con la Dimitrescu, giustamente. Quando hanno detto 4 giochi, stavo per dire che cazzo è, 4 robe presentate da Capcom? 4? Beh, in VR Resident Evil Village rende sicuramente tanto, come tutti i Resident Evil in prima persona. Dimitrescu in VR, Lenderer, sospetto che porterà la perversione di certi giocatori di Village a livelli mai visti prima. No, io non ho un visore, Ale. Non so se puoi fare lo switch delle armi con... Mi ha fatto vedere un po' di giocoleria che si lancia l'arma e la prende con l'altra mano. E la Madonna Light, sei già contento? Se hai visto solo Resident Evil 4 Remake, che peraltro era un gioco già noto. Bello, figata, ma... È comunque una partenza soddisfacente, quello assolutamente sì. 5 minuti e abbiamo già una bomba, quindi insomma è meglio di quanto mi aspettassi. Questo invece cos'è? Tu, di tutte le persone, hai l'audacità di sfidarmi? Hai l'audacia di sfidarmi? Who emerged from the putrid waters of the Bile. Ok, tu che sei emerso dalle acque putride della palude. Ma che è questo? Questo non mi sembra... Grazie Fior di Luna per l'iscrizione. Questo non mi sembra assolutamente avere il livello tecnico di Resident Evil. Sembra comunque fatto abbastanza bene, altro zombie game, ma... It was I who resurrected it. No, non credo che sia The Walking Dead. Secondo me è un IP nuova questa, con gli zombie. When the bells ring, the song they sing will be righteous. Retribution. Invece no. Avete ragione. The Walking Dead Saints and Sinner Retribution. VR Walking Dead. Infatti non mi sembrava una roba così avanzata, però magari è bellino, vai a capire. Terzo gioco VR. Cos'è questo? Con le navi. Ah, è No Man's Sky? È No Man's Sky, vero? Sì, sì. È No Man's Sky. No Man's Sky VR. Minchia, questo... Questo se fai uso di droghe psicotrope, woo! Ragazzi! Qua se fai uso di droghe psicotrope, mamma mia! È il gioco della vita! Sì, beh, Arbiter, però è sempre quello. Per il momento, sì, ci stanno pensando al VR, ma è ovvio, perché quando lo devono lanciarlo con qualche progetto forte. Bisogna vedere se il supporto rimane. Cioè, me lo lanci e c'hai magari Resident Evil, figo, No Man's Sky, figata. Questo è Horizon che avevano già confermato. Lo spin-off di Horizon 2 in VR. Questo qua l'avevano già confermato... L'aveva già confermato Sony sul blog, mi sembra. Fire Sprite, tra l'altro, è il team che hanno appena acquisito, che è specializzato anche in queste cose. È ovvio che, ragazzi, all'inizio... Questo mi sembra molto... Molto lineare, tipo esperienza guidata. Grazie a Ale che levra per l'iscrizione. Più per vedere il graficone che non per giocare per davvero. Questo mi sembra molto corridoione e tech demo. Sì, questo è molto corridoione tech demo, ma proprio tanto, si vede lontano un miglio. Mm.
Non mi fa neanche impazzire molto come animazioni dei mostri. È vero che devono essere un po' esagerate per vedersi meglio e darti più tempo di reazione in VR, però. Poi è ovvio che tu li vedi così e sono fighissimi. Quando li vedi nel visore, non è la stessa risoluzione. Sì, Reziel, per il VR sono esperienze che ci stanno anche quando sono corridoioni. Però va detto che anche il VR ha fatto passi da gigante, ragazzi. Cioè, ci sono dei giochi pensati per il VR molto belli che non sono dei corridoioni. Quindi comunque fare ancora delle sorta di tech demone dritte dritte, dritto per dritto, insomma, secondo me è un po' deludente. Ciao, sono Ben McCall, direttore narrativo a Guerrilla. Spero vi siate divertiti a vedere il nostro primo sguardo a Horizon Call of the Mountain, esclusivo per PlayStation VR 2. Ci sarà anche un big update per Horizon Forbidden West. New Game Plus sarà disponibile da oggi. Oggi vi offriamo New Game Plus perché siamo pentiti di non aver far uscito fatto uscire il gioco oggi, perché l'abbiamo fatto uscire come degli stronzi assieme ad Elden Ring e ci hanno scopato nel culo. Quindi oggi ve lo facciamo uscire con New Game Plus nella speranza che qualcuno si renda conto che il gioco è uscito. Bravi Guerrilla. Per details on this free update, please check out PlayStation Blog. From all of us at Guerrilla, thank you for your continued support and please stay tuned for more updates to come. Yeah. Finché non arriva il DLC di Elden Ring. Traduzione letterale, Gando. Assolutamente sì. A PlayStation fan favorite is coming to PC. Ok, un PlayStation fan favorite. Ah, vabbè, confermo. Cazzo, il leak era vero, ragazzi, allora. Il leak era vero. No, e invece no, e invece no, è Spider-Man, il leak era falso, grazie Pierros per l'iscrizione. Eravamo tutti qua pronti a Returnal e invece è Spider-Man. Eravamo tutti già belli caldi, pronti a dire sì, bella, arriva Returnal su PC. E invece, ragazzi, troppo bello per essere vero. Ci abbiamo creduto per un momento. No, è lì che era falso, ragazzi, allora. Spider-Man Remastered. Sì, sti cazzi, sono veramente disinteressato. E tu? Stray? E invece è lì che era vero, ragazzi. Il leak è vero. Il leak è vero. Porca troia. Il leak è vero. E allora Street Fighter 6 c'è veramente. Sembra molto figo Stray comunque, ragazzi. Mi sembra anche fatto... Cioè, anche tecnicamente, esteticamente, mi dà l'impressione di essere una cosa nettamente più figa rispetto al classico indie. È molto ben animato. È molto bello anche come world building. Ha un comparto tecnico di tutto rispetto. Questo è un gioco che giocherò molto volentieri. Questo lo giocherò molto molto volentieri. Questo sembra veramente figo. Potrebbe essere la sorpresona indie dell'anno questa, eh. Non lo so quale sia lo scopo, ma c'è bisogno di saperlo, Kingdom Games. Se un gioco è misterioso, interessante e ha poi o acquista un senso mentre lo stai giocando, non è quello l'importante. A me il trailer affascina molto, lo trovo molto molto figo. Luglio. Questo è figo, questo mi ispira veramente tanto. Explore a mysterious cyber city in Stray, coming to PS5 and PS4 July 19th. PlayStation Plus extra members and higher can download Stray at no extra cost when it launches next month. È un gioco gratis su PlayStation Plus. Tre giochi che vi faranno correre il cuore. Vediamo. No. The fuck is this? Craft. È Callisto?
Ed è Callisto Protocol? Perché sembra Dead Space. Take a look outside. Did you know that they call Callisto? È Callisto Protocol, dead, sì. Ed è Callisto Protocol. Dead. Just like you would have been if I hadn't fished you out of that. Ok, però direi che si sono ispirati persino troppo a Dead Space. Cioè, questo è letteralmente Dead Space Reboot. È veramente molto simile a Dead Space. Sembra anche una roba con dietro dei valori produttivi di un certo livello, tra l'altro, eh. Non sono inquietanti come i necromorfi, comunque, i nemici, va detto. La bruttura... Sì, vabbè, si vede che l'hanno fatto cercando di fare Dead Space, parliamoci chiaro, eh. Cioè, si vede proprio che hanno cercato di fare Dead Space. Gives me chills every time. C'è l'ultraviolenza, ci sono le morti gore, c'è l'inquietudine... L'angoscia, claustrofobia, cioè si vede proprio che hanno cercato di fare del Dead Space loro. Sembra di valore comunque dal trailer, se il trailer è figo. Chissà se il gioco sarà figo quanto il trailer. Questo non è coso, come si chiama? Ha lo stesso stile di... Ah no, c'entro proprio un cazzo. A new blood sport grips the globe. Grazie Mistogan per l'iscrizione. Ma cos'è Holly Holly? No. Holly Holly con le pistole. The fuck. Il look sembra quello di Sabre. Caso. Non so neanche cosa pensare, ragazzi. Ma peraltro non sembra un multiplayer game, cioè è un single player game con il combattimento nelle arene in cui tu usi sta tizia con i rollerblade che spara i missili. E invece non lo so, Mascal, sai? Questo potrebbe essere più figo di quello che sembra. Perché questo è single player e sembra essere action, roller drone. Questo potrebbe non essere così male. Questo ha un concept figo e potrebbe essere una sorpresa. Può anche essere una merda, però boh. Oh, aspetta. La doppiatrice l'avevo già sentita, ma... Siamo a un momento anime. The fuck? Braccio laser! The fuck is this? Che? Che è sto action giappo col braccio laser? La madonna! Con la... ovviamente... Il mondo non è ancora finito. Non è ancora finita la speranza. Ma chi sono questi studenti magici coi superpoteri? Cos'è sta cosa? Questo è molto... Questo è veramente molto anime. No, vabbè, col simulatore di appuntamenti attaccato. Questo è una cafonata, ragazzi. Questo è una cafonata. Voglio sapere come si chiama. Questo è una cafonata, ma voglio assolutamente sapere come si chiama. Cioè, c'era anche la scenetta in cui lui faceva ballare... Eternite, faceva ballare il braccio tipo cazzo laser, cioè proprio quelle cafonate da umorismo giapponico che... Di Kowloon, non so chi sia lo studio Sai, non so cosa abbia fatto prima. Questo sembra una cafonata, va giocato assolutamente. Action games and dating sims collide in eternity. Esattamente quello, è un ibrido action game dating sim. Street Fighter 6, dai.
Fatemi vedere delle botte di Street Fighter 6. È lui, questa è un'arena. È lui. Metro City, questa è Metro City. Fatemi vedere un combattimento di Street Fighter 6. Questo vabbè, è sempre. When you go looking for strength, it's not like a game. This journey doesn't have a real ending. Questo è Luke che tira cazzotti a un sacco. Okay then, hope you're ready to begin. Sbaglio, lo stile nuovo del Wanna start gioco off on the right foot in this è city? molto Hit più the vicino streets. alla CG. Yeah, hey dad, do this. Never feel loose. And when I get up in the game, you're up here in Molto proof. meno cartoon e molto più CG-like. Non che mi dispiaccia, sinceramente, potrebbe essere più. Quello è Birdie, però con i. È Birdie in versione modificata con i rastoni, mi sa. Ma c'è la parte esplorativa open world. C'è lo story mode col. Con la personalizzazione del personaggio. Che cazzo è? Questa è Chun-Li. Fighissima, tra l'altro. Cioè, c'è lo story mode col personaggio creato? Beh, Ryu. Ryu ha il look del boss finale, come in questo gioco, eh. C'è la sorella di Xiaohu, per qualche motivo. Questo che cazzo è? Questo è nuovo. Tamarrissimo lui, tra l'altro. Con lo stile dell'ubriaco. Amico di Luke, per qualche motivo. Oddio, sono i tag? Jamie. È animato bene comunque. Mi sembra un po' lento comunque come movimento. La grafica non è affatto male, è molto figo da vedere. Il gioco non mi sembra particolarmente veloce. Mi sa che è ancora molto footsie based, molto distante. Quella roba lì era un cancel di qualche tipo. Cioè. Ma è il focus attack, ragazzi? È tornato il focus attack? C'è una versione. C'è il focus attack pompato mille colori? Voglio vedere di più. Voglio vedere di più. È figo! È molto figo. Voglio vedere di più. Questo è il Battle Hub. Mi sa che non è. Lo story mode. Mi sa che tipo è il menu del multiplayer. Il tuo omino lo personalizzi, hai tipo l'avatar tridimensionale e giri nelle città e nelle arene per il multiplayer. Hanno fatto l'hub, che potrebbe essere una cosa negativa perché sono terribili gli hub. Meglio le lobby. Il logo è. Hanno cambiato il logo che era una merda, giustamente. Figo! Poi lo riguardiamo. Poi lo riguardiamo per bene e cerchiamo di analizzarlo passo dopo passo. Voglio capire meglio. Quello che voglio vedere un attimino meglio le meccaniche. Mi sembra molto lento. Questo è Tunic, l'abbiamo già visto, è molto figo. Mi sembra molto. Abbastanza lento. Ancora quindi basato su distanze, molto tecnico, molto basato sui footsies, che è il giusto, che è Street Fighter, obiettivamente. Mi piace l'idea del ritorno del focus attack, ma non vorrei che fosse troppo simile al 4 come sistema. Bisogna vedere come è implementato, perché il fatto che ci sia una meccanica che assomiglia molto al focus attack non significa che funzioni allo stesso modo, eh. Tunic settembre 27 era su Game Pass Microsoft, è arrivato anche su PlayStation. Evidentemente era esclusiva temporale, Reziel. Tu cosa sei invece? Opa, She set out to record life at the end of the season. Make a simulatore di deal for people in the biciclettata. future. She asked us about living together. And we asked her. Ha lo stile di quegli indie. Di quegli indie molto rilassanti When the season esplorativi. turns, what will remain? Only what she saw. What she captured. She carries the sounds of the season with her. Sospetto che sia anche un esplorativo mezzo post-apocalittico questo. Potrebbe
Potrebbe essere interessante, ragazzi, questo, eh. Questo presentato diversi anni fa e poi scomparso, Utgard. Non me lo ricordavo, sinceramente. Mi sembra abbastanza ambizioso come indie, comunque. Mondo gigante, graficamente ha una bella art direction. Bella art direction. Pokémon. Gli piacerebbe a Pokémon avere questo comparto tecnico. Questo mi incuriosisce. Season. È vero, l'avevano già presentato. Avete ragione. Era sparito per un botto. Era sparito per un botto. Oh, porca puttana. Non ci posso credere, ragazzi. Non ci posso credere. Davvero allo State of Play. Ragazzi, pronti? Cazzo in mano. E muti. Io alzare volume. Who are we? What are the dominance? The power we wield, it wears away at our very being. Garuda. It breaks us. It unmakes us. Ifrit. But its immaculate aspect might reveal itself. Va molto le mani. The icon. Titan. There's going to be another war, isn't there? Every day. Delay brings us closer to disaster. We must move now. Barre dei punti vita in alto a destra. Il combattimento sembra una fottuta figata. The chaos he would wreak would sweep all of Valisthea into the abyss. Mamma mia, Suzuki. I unite the dominance, that we may bring an end to the strife. And found a new order to see us unto tomorrow. If I take the field, our duel will shake the island to its foundations. No, è Bahamut e Odin. Losses, it is true. Yet for every citizen who falls, another can be bred. For every home that burns, another can be built. The Empire will live on. Ci sono tutti gli Akon. Ah, sì. Sì, sì. Awaken, child of fate. Ah, oh, sì, awaken, sì. Ifrit. Summer 2023. Non 2022. L'anno prossimo. And that's a wrap. Don't forget to visit PlayStation blog to learn even more about today's. L'anno prossimo, ragazzi. Quindi il leak che lo voleva nel 2022 è falso. Cazzo. Cazzo.
Che trailerone della Madonna, però. Porca puttana. Un anno, ragazzi. Un anno da sto trailer. Ah, che dolore. Che dolore. A sto giro facevamo bene ad avere delle aspettative alte. Sony e Square non sono intelligenti, no, ma è un bene per noi che ci siamo pupati il trailer di Final Fantasy XVI adesso. Cazzo che State of Play, contro ogni aspettativa, bomba nucleare, Street Fighter 6, Resident Evil 4 e Final Fantasy XVI, il trailer. Porca troia, questo non era uno State of Play, era uno showcase. E sospetto quindi che a giugno PlayStation non ci abbia un cazzo. Ragazzi, riguardiamoci i trailer. Che dobbiamo fare? Lo si riguarda ora subito. Di che cazzo stiamo parlando? Stavolta lo guardiamo e lo commento. Yoshidone. Commentiamolo istantaneamente. Poi commentiamo per bene anche Final Fantasy 6. Sì, anche Street Fighter. Porca vacca che bomba di trailer. Porca vacca che dolore doverlo aspettare un anno. Porca puttana. Tra l'altro sembra super incentrato sulle evocazioni, con tutte queste battaglie epiche, con la possibilità di evocare i mostri, e quando li evochi intervengono direttamente in battaglia, con tanto di barre dei punti vita che si sostituiscono a quelle del personaggio. Curioso il fatto che abbiano scelto di mettere le barre dei punti vita in grosso, tipo picchiaduro, in alto a sinistra e in alto a destra. Si vede che il combattimento l'ha fatto Suzuki, perché è una tamarrata pazzesca e sembra molto figo. Sembra anche esserci molta politica sotto, ma d'altronde è il team di Final Fantasy XIV che l'ha scritto per lei, apparentemente quello di Evansword. Questa è quella di... Comunque vi fa vedere chi sono i dominant di ogni Eikon. Questa è quella di Garuda, si vede perché c'ha le piume in faccia. Questo qua che era comparso all'inizio. Questo qua probabilmente è quello di Ramu. Questa è quella di Garuda. No, questa è quella di Garuda. E tra l'altro dice che il potere dei Dominant ti consuma, consuma il tuo essere, ti distrugge, ti rende nulla, in modo che il suo aspetto immaculato possa rivelarsi, l'Icon, cioè l'evocazione. Quindi è un potere che corrompe chi lo utilizza. Ci sarà un'altra guerra, la musica è una figata. Il combat system è una figata. Queste sono scene... Queste non sono scene scriptate. Quella è una scena scriptata. Questa non è una scena scriptata. E vedete che ci sono precision dodge, precision counter, burst shot lunge. Ragazzi, questo è un action tecnico. Guardate anche in basso a destra. R2, fire, attacco, salto, phoenix shift. Jump è il jump del dragoon, non è salto. Jump vuol dire che hai il jump del dragoon, è il salto in alto con l'attacco. Fire è la magia, Phoenix Shift probabilmente è il cambio di stile. È probabile che ci siano cambi di stile, è plausibile che il personaggio possa ottenere il potere degli Icon, quindi probabilmente ci sono delle battaglie contro i boss, probabilmente dovete uccidere i Dominant, e quando ammazzate i Dominant ottenete il loro potere, e quando lo ottenete potete modificare lo stile con R2, in base allo stile avete vari poteri, quando avete la Fenice avete il potere Jump, quello del Dragoon, e Fire, e potreste averne probabilmente anche di più, bisogna capire quanti ne puoi equipaggiare. Vedete, ancora Fenice. E vedete che sono altri poteri, quindi li puoi switchare. Adesso hai Scarlet Cyclone e Rising Flames. Rising Flames è un launcher, Scarlet Cyclone probabilmente è un AOE. Quindi in base all'aspetto che tu prendi dell'Eikon ottieni nuovi poteri. The Chaos he would wreak would sweep all of Valisthea into the abyss. Sì, ci sono anche... Vedete che switch anche. L2 cambi l'Icon. L2 cambi l'Icon. In alto a sinistra ci sono i ritratti dell'Icon. Questo è Titan, quello era Phoenix, e sotto c'è Garuda. Una volta che li hai ottenuti cambi il potere, adesso sei in Titan, Upheaval, Wind Up e Jump. Jump ce l'hai sempre, quindi plausibilmente Jump in realtà non è una manovra d'attacco, vuol dire che quando sei in aria hai altre manovre. Vuol dire che cambiano le manovre a terra e in aria, hai poteri diversi. Tamarrata incredibile.
Qua invece hai. Questo è Ifrit, credo. Heaven's Cloud. No, Odin. Odino. Heaven's Cloud e Gungnir. Questo è Odino. Questo qua è Odino. Con la lancia. E ti cambia anche le. Questa è Shiva. Thunderstorm Pile Drive. Questa è Shiva e congeli. Questa invece è Garuda. Poteri elettrici. Cambi elemento e probabilmente il sistema elementare si basa su quello. Potrebbe essere Final Fantasy senza parti, ragazzi. Perché col fatto che puoi switchare così tanti poteri e hai così tante abilità che switchano, potrebbe essere completamente incentrato sul singolo protagonista. Ma se il combat system è così, non me ne frega un cazzo, sinceramente. Se la trama è figa, il combat system è una roba del genere, io sono solo che contento. To its foundations. Madonna, poi è una tamarrata. E poi l'icon lo puoi anche evocare, perché poi in battaglia si vede proprio che lo puoi evocare e entra in battaglia. Vedete che hai evocato Phoenix. C'è Phoenix evocato contro Ifrit contro... Questo non si capisce cosa sia. Vorrei capire cos'è. Questo è Ramu invece. Non si capisce che... Perché ci sono le battaglie proprio con gli icon, che voglio capire come le gestiscono. Non capisco cosa sia questo titano. Cioè questo icon qua, senza nome. Sembrava Titan, ma non ne sono sicuro. Quindi comunque è anche le finisher dove proprio evochi. Grazie Davide per l'iscrizione. Madonna, Bahamut è sempre Bahamut. Cioè, se le battaglie sono così, si parla di della figata tra le figate, Vedete, poi c'è la questione politica, perché lui dice l'impero continua a sopravvivere. E poi si vede proprio che la... E ti fanno vedere anche prima di farti vedere l'Eikon, ti fanno vedere anche chi lo possiede. Tranne Ramu non te lo fanno vedere. Odino, Shiva, no, questi non te li fanno vedere. I primi due ti fanno vedere anche il personaggio. La trama è chiaramente ruota tutta attorno all'evocazione degli Icon e a questi personaggi che possono usarne il potere. E a quanto pare il figlio del fato, che sarà probabilmente il tuo personaggio, ha Ifrit come potere originale, che potrebbe essere del protagonista. Il protagonista potrebbe partire con Ifrit e plausibilmente ha la capacità di ottenere gli altri come potere speciale. Non hanno fatto vedere molto, ragazzi, Cioè, se andate a vedere, hanno fatto vedere queste scene spettacolari, super cazzute... Proprio per dare un'idea di come cazzo è il combattimento, ma non hanno fatto vedere l'esplorazione, grazie a Just a Piece of Nerd, non hanno fatto vedere l'evoluzione dei personaggi, anche se un po' si può intuire che sbloccherai le abilità e quant'altro. La musica è fighissima e secondo me c'è Soken di mezzo, perché se è così epica c'è Soken di mezzo, però il trailer è davvero figo. Abbiamo visto pochissimo in realtà. Abbiamo visto tanta roba, ma abbiamo visto pochissimo. Ci rivediamo Resident Evil 4? No, voglio prima vedere Street Fighter 6. Resident Evil 4 lo rivediamo per ultimo. Voglio vedere Street Fighter 6. Quello che ho visto del trailer di Final Fantasy 14 mi è piaciuto tantissimo. Sembra una figata atomica. Questo è Resident Evil 4. Dove cazzo era Street Fighter? Qua. No. Questo era il simulatore di appuntamenti col cazzo energetico, lasciamo perdere. Questo qua è Street Fighter 6. Lo stile iperrealistico non mi dispiace. Questo qua secondo me è Birdie. Guardiamolo un po' da vicino. Però non è così scontato che sia Birdie, Potrebbe anche essere un nuovo personaggio, questo qua. Così a occhio, con i rastoni, tutto muscoloso... Mad Gear Gang ti vi direi che è Birdie. Potrebbe essere un restyle di Birdie. Ma non è così. Lo vedi anche proprio grosso qua sopra. Però non è così. Ah, è Trash di Final Fight. Non è Birdie, Zara? È Trash di Final Fight. Non è Birdie, quindi. È Trash di Final Fight. L'hanno messo in Street Fighter. Non me l'aspettavo, devo dire la verità. Questa cosa qua è la cosa più strana. Questa è la cosa più strana, perché questo qua è il tuo avatar, non è un personaggio del gioco. È chiaramente un personaggio fatto con un editor e può esplorare la città.
Puoi esplorare Metro City. Il male nel mondo. Oh, chi è che mi ha donato? Grazie per la donazione, Dragon Questura, molto amore. Puoi esplorare Metro City e vorrei capire se è uno story mode in cui tu puoi giocare col tuo personaggio personalizzato o è una modalità a parte o è il multiplayer. A me sembra uno story mode questo, non mi sembra troppo esteso per essere un hub multiplayer, perché hai anche la distruttibilità. C'hai le mosse Shoryuken, tipo, potresti, è probabile che tu possa personalizzare l'avatar con le mosse dei... È possibile che tu possa creare un avatar personalizzato che gioca allo story mode e rubare le e personalizzare anche le mosse, creare tu le mosse del tuo personaggio. Vedi che però c'è il fight. O è una modalità in cui puoi combattere con i personaggi creati, tipo uno story mode strano, o è una strana modalità beat'em up extra? Non lo so. E poi ci sono i personaggi normali che si menano normalmente. Chun-Li è sempre fighissima. Come detto, lo stile nuovo dei personaggi mi piace un sacco, sono molto fighi. Perché è semi-realistico, ma non è realistico perché le proporzioni sono cartunesche. Cioè, Ryu è Hulk. Lei anche è nuova, questa sorta di Ling Xiaoyu un po' più giovanile, con le cuffiotte panda. Mi dà l'impressione, potrebbe anche essere una cugina di Chun-Li. Chun-Li, ragazzi, Chun-Li. Chun-Li ha più circonferenza della coscia che mai. A Chun-Li hanno mantenuto la circonferenza della coscia, come giusto che sia. E le dà anche un calcetto tipo a stronza, cosa credi di fare? È la ragazzina che viene adottata da Chun-Li nel 3, Zara? È vero! Potresti aver ragione. Potrebbe essere la figlia adottiva di Chun-Li. E effettivamente Chun-Li la tratta come se fosse una bambina. La maestra con la bambina che tipo gli dà il calcetto e gli dice vabbè dai. Questo è nuovo e è un personaggio molto interessante perché usa lo stile dell'ubriaco misto alla breakdance. Tra l'altro stilisticamente infatti è un misto breakdancer kung fu che fa piuttosto figo perché ha tipo le sneakers e poi ha le sneakers e poi ha la tenuta da maestro di kung fu. Mi piace molto stilisticamente. È anche uno stile interessante se lo applicano bene. Fighting Ground. Vorrei capire se appunto questa storia ruota. C'è anche questa cosa che sei versus due personaggi e questa cosa qua la voglio capire. Cioè, voglio capire, è il versus nel senso che è Chun-Li contro Ken? O nel senso che sei contro Chun-Li e Ken? E quindi hai il 2 contro 2? Hai tipo un King of Fighters 2 contro 2? In cui hai squadre da due personaggi? Oppure c'è una sorta di modalità tag? Vorrei capirla sta cosa. Sei pronto? Mostrami. Le animazioni facciali sono molto ben fatte. Come detto, la velocità del gioco è da Street Fighter. Fuzzy's based e molto basato sulle distanze. Non è un gioco veloce, è un gioco calcolato. Lui scomba come un assassino e combatte tipo Yuma. Mi aspettavo che lui fosse un po' più originale. Cioè, il personaggio nuovo... Lui ha qualche mossa figa, però mi sa che il sistema di combo è facilitato, semplificato, abbastanza diretto, tipo Street Fighter 5. Lui è tipo Yun, così a naso. Luken, Shoryu è X-Move, chiaramente ci sono ancora le X-Move. Ecco, questa cosa qua è interessante, perché questo non è un vero e proprio focus attack, perché vedete che cambia la direzione. Cioè, lui prende un colpo, lui subisce un colpo. Rallentiamo un attimo. Non se me frega un cazzo. Velocità di riproduzione 0,5. Madonna, l'audio così è terribile. Lui sta attaccando. Colpisce. No, ok, questa è la combo. E ok. Qui c'è lo Shoryuken, che tra l'altro è X e passa attraverso la sua proiettile. Qui lui si becca uno Shoryu in faccia. Ancora EX. Qua ci sono le EX move. Ecco, lui sta usando questo attacco con l'armor che continua e ha un'area di avanzamento. In realtà non sta fermo. E una volta che lui lo ha fatto,
è un counter automatico praticamente, perché lui viene colpito mentre fa l'animazione dell'attacco rossa ed è un counter automatico. Light, cosa mi hai scritto? Nibel conferma che c'è il World Tour, che è la single player story experience, che è quasi sicuramente quella con i personaggi personalizzati. E poi, dopo averlo stordito, usa subito la super, quindi il focus attack non è correlato alla barra delle super. Questa è la sua super, la breakdance è una super. È molto figo lo stile con la vernice realistica che va sul pavimento tipo graffiti, è molto figo, è un'evoluzione concettuale a livello artistico della... Dopo ci sono un sacco di informazioni da Nibelion, le andiamo a leggere, Dopo ce le andiamo a leggere, perché c'è un sacco di roba da Nibelion a cui vale la pena dare un'occhiata. Ci sono un sacco di informazioni extra e cose nuove. Sì, Soken confermato composer di Final Fantasy XVI, Rosfeld. Ci avrei giocato un testicolo che era lui. Bastava ascoltare la musica. Ecco, lei ha whiffato, lui qua... Vedete che però non è il focus attack. Lui qua si è caricato, ha attivato una modalità che sembra una sorta di V-trigger, l'ha colpita e poi le ha fatto una combo in faccia. Quindi c'è anche una sorta di attivazione, non è solo il focus attack. Vedete, questa invece è un'attivazione... Queste sono parry però, ragazzi. Queste sono modalità, questi sono mods. Perché lui ha attivato il colore rosso e aveva... Oddio, è alfa. È alfa, non è il 4. Ha i mod. Ha gli ism. Non è il 4, è l'alfa. Ha gli ism. Ha lo strength, ha lo speed e ha il technique. Hai una modalità in cui fai le parry, hai una modalità in cui fai le armor, hai una modalità in cui cancelli le mosse. Vedete? Hai il parry e il focus attack. Hai gli ism e il focus attack. E non è detto che il focus attack sia in tutte le modalità. Hai le tipologie di sistema selezionabili, blu, verde e rosso, e hai il focus attack. È alfa. È alfa con i focus attack. Che figata se è così. E hai le ultra, tra l'altro. Queste sono le ultra, perché prima c'era la super. Queste qua sono le ultra, chiaramente. Porca puttana. Se è così è una figata pazzesca. Se è così è una figata pazzesca. Light mi ha postato le informazioni su Street Fighter. Vediamole. Se sono informazioni sensate, ovviamente. Allora, datemi un secondo, che le metto subito. No, questo è Final Fantasy XV. Va bene, Takai è il director, Yoshida è il producer, lo sapevamo già. Il compositore è Soken confermato. Direttore creativo Mehiro, è il suo team, Koji Fox è il localizzatore, sì è il team di Final Fantasy XIV ragazzi, Suzuki al combattimento, sì sono tutti noti, era tutta gente che si sapeva che erano loro, si sapeva già che erano loro i personaggi. Valistea è l'ambientazione, Clive Rosfield è il protagonista, per il momento non si sa niente,
La fulminea ascesa del, questo è Final Fantasy XV, la fulminea ascesa del consigliere economico permanente Ugo Kupka fu improvvisa se non inaspettata. Una volta era un ignoto soldato dell'esercito repubblicano. Il suo risveglio come araldo dell'Aikon Titan lo posizionò in prima fila nella politica di Dalmechia. Ok, la narrativa è... Grazie per l'iscrizione, Seba. La narrativa è alla gioco di, è alla gioco di Mazzuno, ragazzi. La narrativa è il tipo di narrativa alla Final Fantasy Tactics. Cioè, posizioni politiche, salite al potere, repubbliche, eserciti, nazione, guerre. Questo è un gioco ispirato ai giochi di Mazzuno, 100%. Benedicta Aman gli insegnerà che soldi e potere non sono l'unica cosa che il mondo ha da offrire. Essendo emersa Benedicta Arma nell'araldo dell'Aikon Garuda, guardiana del vento, arrivò al comando di un'unità di spie. Solo tra l'altro l'introduzione di due Aikon. Per ora hanno fatto vedere due personaggi con due Aikon. Ah, aspettate però, lei incrocia la strada con Clive. Benedicta Arma, araldo dell'Aikon Garuda, incrocia la strada con Clive. Non è così scontato che non ci siano i team. Non è così scontato che tu gli araldi li ammazzi e non vengano con te, eh? Per ora si è visto solo Clive combattere con i poteri di tutti gli Aikon. Però la presentazione dei personaggi... Perché qua perché Ugo lo presenta come un personaggio del mondo di gioco, ma Benedicta scrive che a un certo punto incontra Clive ed è costretta ad affrontare... incrocia la strada con quella della fine Clive... Che non è la presentazione di una a cui dici che lo vuole ammazzare. Forse c'è il team, forse c'è la squadra di personaggi, sapete? Che gran figata, comunque. Che gran figata. Comunque, vedi, i membri del team sono giunti all'ultima fase di sviluppo, si stanno concentrando sugli ultimi dettagli che porteranno all'uscita. Un anno di polishing. Un anno di polishing hanno. Sono molto contento di questa cosa. Sono veramente molto contento. Però purtroppo, eccolo qua, Street Fighter 6. Vediamo cosa c'ha. Riconcepito per un'era moderna. Vabbè. Gocce di sudore, petali di ciliegio, cazzi duri. Allora, alcune delle mosse speciali utilizzabili. DDT, una potente presa con lancio, che non è un DDT, ma va bene, attivabile dopo il primo colpo a segno di una mossa overdrive, Flash Knuckle. Quindi ci sono anche le mosse overdrive, ma non spiegano cosa sono. Fatal Shot, emette un'onda... Allora, dopo uno Descend Blast. Allora, sono quasi sicuro... Ashogeki, Denjin Charge, queste sono le mosse dei personaggi però. Eccolo, è questo qua, è questa la roba, è questo qui, non c'hai gli ISM. Con ogni capitolo di Street Fighter vengono introdotte nuove meccaniche da apprendere e padroneggiare per diventare i migliori. Ecco quindi il nuovo Drive. Un indicatore da gestire con attenzione in grado di scatenare tutta la creatività dei giocatori. Puoi sfruttare l'indicatore Drive per eseguire 5 diverse tecniche in grado di potenziare con facilità attacco e difesa. Il Drive Impact assorbe gli attacchi con la potenzialità di concludersi in un wall splat, quindi è la mossa con l'armor. Il Drive Parry è la parry e ti riempie l'indicatore. Se ne annulli l'esecuzione, puoi annullare l'esecuzione di un Drive Parry o di un attacco con un Drive Rush. Il Drive Rush è il cancel. Le Overdrive Arts sono le X-Move e il Drive Reversal è un contrattacco che è fondamentalmente l'X-Reversal normale. 5 tecniche e un indicatore. Oddio, ma li puoi usare in qualunque momento? Modalità di controllo. C'è lo schema classico a 6 tasti e poi lo schema moderno. Oddio, ci sono i comandi semplificati. Cioè hai lo schema di controllo classico con gli input direzionali classici e poi hai gli schemi, lo schema semplificato con le mosse col direzionale e il trigger, che vi facilita tantissimo la vita se avete problemi di esecuzioni. Approvo così però.
Bisogna vedere quanto vi facilita la vita, però così approvo. C'è una telecamera, c'è una telecronaca in tempo reale con i commentatori della Fighting Game Community. 13 lingue, tra l'altro, supportate. Due delle nuove modalità che hanno fatto la loro comparsa nell'ultimo trailer, World Tour e Battle Hub. World Tour è un'immersiva modalità storia per giocatore singolo che spinge oltre i classici paradigmi dei picchiaduro. Grazie al tuo avatar personalizzato. Quindi confermato che c'è una modalità dove combatti col tuo avatar personalizzato. E poi c'è il Battle Hub, che è la lobby, ragazzi, tridimensionale, alla giapponese, che ci avrete l'avatar personalizzato, ma è una merda. Speriamo che ci sia anche la lobby normale, ma letteralmente il Battle Hub è la lobby alla Arc System. Madonna! Vorrei capire se il drive è selezionabile o veramente hai 5 tecniche che puoi usare in qualunque momento. Perché tutte usano un indicatore drive, ok? Tutte usano un indicatore specifico, quindi non puoi abusare delle tecniche drive perché hai bisogno di un indicatore per usarle, non puoi usarle a cazzo. Ma hai tecniche tutte avanzatissime perché hai il counter, hai la mossa, hai il cancel... Oddio santo, non è l'ISM, ragazzi. Non è l'ISM, è il Roman Cancer. Non è l'ISM, è la versione Street Fighter del Roman Cancer con le parry dentro. Non lo so, vorrei capire. Vorrei capire se devi selezionare lo stile e cambia in base allo stile. Perché ad esempio poi dopo aver usato una mossa overdrive, Flash Knuckle, cioè dopo il cancel puoi fare una presa con lancio speciale, e il Fatal Shot invece emette un'onda d'orto aggiuntiva. Ah ma cazzo no, aspetta, queste sono quelle di Jamie però. Queste sono di Jamie, queste sono tutte mosse di Jamie. Queste non sono mosse legate alle tecniche. Queste sono mosse specifiche. Oddio, quindi i personaggi hanno mosse specifiche legate alle tecniche che usano. No, le puoi usare tutte. Le puoi usare tutte quante. Le puoi usare tutte. Le puoi usare tutte per forza perché hanno le special legate alle tecniche. Le puoi usare tutte quante. Cazzo! Cazzo, le usi tutte. Porca puttana, le usi tutte. È finito da mezz'ora, Fiorad, lo State of Play. Le puoi usare tutte. Porca troia. Le puoi usare tutte, porca puttana. Tanta roba. Cioè, se puoi usare tutta questa roba con una giusta gestione delle risorse e questo tipo di tecnicità, è tanto complesso ed è tanto tecnico, eh. E per quanto mi riguarda è anche un'ottima filosofia perché hanno i comandi semplificati per i noob, ma mantengono i sistemi, quindi se hai problemi di esecuzione puoi usare i comandi semplificati, ma i sistemi rimangono questi, non vengono tolti. Se invece sei un esperto, hai i comandi complessi e puoi però usare quelle tecniche. Madonna, che figata! Che gran figata! Sono molto esaltato. Sono molto esaltato per Street Fighter e per Final Fantasy XVI. Tantissima roba. Ci manca solo un trailer da rivedere, ragazzi, delle robe, delle bombe. Guardiamo Resident Evil 4. È l'ultimo che ci resta. Gunder Wunderroost. I've located Baby Eagle.
vabbè, il gioco è, a me sembra dal trailer il 4-1-1 con la grafica rifatta comunque, che non è male, però questa è Ashley che scappa. Il motore è chiaramente re-engine, con le scene rifatte. La parte giocabile di Ashley c'è ancora, ma secondo me l'hanno rifatta. Secondo me c'è la parte giocabile con Ashley, ma l'hanno rifatta. Cioè l'hanno resa un po' più divertente, l'hanno modificata. Quella secondo me era una delle robe... Le parti con Ashley da scortare e da giocare erano le più pallose del gioco. Secondo me sono quelle che devono rielaborare di più. Questo è Leon che arriva nella casa e trova quello che dice: un forastero! Questo è il villaggio iniziale, con la torre iniziale. Lui, vabbè, è sempre lì. Come si chiama? Carlos? Sì, è il 4-1-1 con... Aspetta però, qua... C'è Ada però, fermi. Chissà se c'è una parte giocabile con Ada modificata. Perché a un certo punto c'è Ada. Compaiono momentaneamente delle poppe rosse e Ada. Eccola qua. Cazzo, me la son persa. Compare per un istante, la si vede con le... Devo fermare al momento giusto. Eccola qua. Eccola qua, Ada. C'è Ada. C'è Ada integrata, sì sì. You will receive our most sacred body. It begins. Chissà se anche lei l'hanno modificata. O è paro paro. 3 personaggi giocabili, Light. If I could just forget what happened that night. The pain. Even for a second. Sì, sì, è lei, ragazzi, sicuramente. È strano come hanno rifatto Ashley. It can be different. Un po' più, ragazzi, questa è proprio la scena, questo è proprio il corridoione iniziale con le rocce. La fase iniziale l'hanno tenuta paro paro, ma ci sta perché è una delle più iconiche dei videogiochi, non potrebbero cambiarla. Non è che si veda molto nel suo trailer, comunque. Non si vede moltissimo nel trailer, però si vede il giusto. Guarda questo, mi dice Mishima. Che trailer è questo qua? Here comes a new commentator. Ah, real time commentary feature trailer. Ok, vediamo. Questo qua è la conferma che ci sono i commentatori in tempo reale. Vediamo chi hanno messo come commentatori. A scelta. Se non c'è Yipes, mi incazzo. Che urla Marvel! Che non c'entra niente. Oh yeah, you know I'm ready. We're trying to leave each other here? At this range, many attacks can actually stick something out. The neutral game is very important. Chissà se è positiva come feature o sarà solo una rottura di cazzo. Play by play commenter of the action con real time feedback. Sarà disattivabile, ragazzi, sappiate. Sicuramente sarà disattivabile. Alla Command Throw come ultra la... Quello stronzone di cose. Aru, che bacio! In varie lingue ci sono, tra l'altro, i commentatori. 13 linguaggi. Commentatori di 13 linguaggi diversi. Sicuramente è opzionale, ragazzi. Hanno tolto il lavoro ai commentatori di sport. Esatto, ragazzi. Li hanno automatizzati. Quanto è figo il restyle di Ryu. Comunque. Take your game to the next level. Madonna, sta roba che puoi fare counter su counter. Vedete, parry e contrattacco. Questo gioco potrebbe essere veramente molto tecnico, sapete? Che tamarrata comunque questa estetica con i graffiti. Questo è il Battle Hub.
Chissà se c'è qualcos'altro. Grazie per l'iscrizione, Drashes. Non c'è altro. Non ci è altro, purtroppo. Oh, ragazzi, mai avrei detto per una volta che dico aspettatevi poco e poi in realtà ci dovevamo aspettare tanto. E il trailer di Final Fantasy XVI, grazie Apus per l'iscrizione. E Street Fighter 6. E che era stato leakato Street Fighter 6. E Resident Evil 4. Non ho parole, sono esterrefatto. Persino gli altri trailer comunque erano di roba bella. Stray interessante, Season interessante, Callisto interessante, Francesco, assolutamente sì. Ci puoi leggere i dettagli su Resident Evil 4? Vediamoli sti dettagli. Ciappa. Non ci... Ragazzi, non ci sono dettagli. Cioè, c'è scritto senza però stravolgerne l'essenza, che mi sembra abbastanza... Stiamo rielaborando la trama del gioco. Allora, rielaboreranno un po' la storia sicuramente, ma si manterranno fedeli, rinnovando prevalentemente la veste grafica. Mi sembra abbastanza chiaro che vogliano mantenerlo molto vicino all'originale. Anche Callisto Protocol è stato interessante, sì. Anche Callisto Protocol è stato interessante. Non credo che... No, non credo proprio che Resident Evil sarà un'esclusiva, ragazzi. Assolutamente no. Non credo proprio che sarà solo PlayStation 5. Non credo che sarà un'esclusiva. Mi sembra davvero difficile. Sì, poi ovviamente... Esatto, però il vero, ragazzi, il vero protagonista della serata è il gioco Animu con il cazzo laser. Misto simulatore di appuntamenti, misto action. Parlano solo di PS5, che tot, quindi credo che sia Street Fighter 6 che questo, saranno solo PS5. Press R2 to roll dance. Vediamo se c'è la pagina del simulatore di app. No. Però c'è di roller drone. C'è ragazzi, trova l'amore nell'apocalisse con Eternites. Affronta gli infetti, esci coi sopravvissuti, gestisci la tua agenda. Oh, Dio santo! Questo sarà la sorpresa, ragazzi! Questo sarà la bomba dell'anno, sappiatelo! Magari ti starai chiedendo in cosa consiste la componente dating in un gioco dating action. Beh, gli appuntamenti sono appuntamenti. Sì, io questo lo voglio. Ragazzi, questo lo voglio giocare assolutamente. Ah, questo lo voglio giocare assolutamente. Mamma mia. Cosa fai? Esatto, durante l'apocalisse, cosa fai? Non fai gli appuntamenti durante l'apocalisse? Ma certo. Goti subito, goti ora. Ragazzi, che cazzo si può dire? Cioè, è stato uno state of play coi fiocchi, con dei trailer eccezionali, trailer di Final Fantasy XVI super scenico, super tamarro, peccato che non si sia visto qualcosa di più approfondito a livello strutturale, ma purtroppo manca un anno all'uscita, conferma 2023, quindi no, non arriva quest'anno, ma sì, sono avanti con lo sviluppo, sì, il gioco è già molto avanti, sì, è già giocabile, sì, lo stanno ripulendo, sì, è fighissimo da vedere, sì, c'è Suzuki al combat system ed è una garanzia... Sì, c'è Soken alla musica e quindi già avrà una colonna sonora del Gesù Cristo, però tantissima roba quel cazzo di trailer. Street Fighter 6 molto interessante, inizialmente sembrava avere gli ISM e invece ha proprio tutto un misto di tecniche overdrive, super tecniche che potrebbero renderlo un combat system davvero elaborato, sembra una grandissima figata. Resident Evil 4 molto fedele all'originale, rinnovato completamente a livello grafico, probabilmente con qualche rimaneggiamento a storia e sezioni per renderlo più moderno, molto probabile che rifaranno completamente le sezioni di Ashley con Ashley. Stray molto interessante,
Callisto Protocol sembra un titolo valido, ha veramente delle Dead Space vibes fortissime, c'è cioè proprio quella roba del stiamo rifacendo Dead Space, proprio 100%, Callisto Protocol ha proprio quel trailer del stiamo rifacendo Dead Space, punto, paro, potrebbe essere figo, sembra avere i valori produttivi e sicuramente comunque il stiamo rifacendo Dead Space è una base solida da cui partire. No, tanta roba. È uno state of play troppo forte. Troppo forte. Quasi sospetto da quanto cazzo è forte. Cioè, se hanno presentato tutta sta roba adesso. Sì, è nell'abbonamento Plus, Stray Vulvix. Se hai il Plus Premier, lo giochi al day one. Cioè, se è uno state of play così forte... Sospetto che non vedremo molto di Sony a sto giugno. Se hanno tirato fuori delle bombe del genere third party adesso, i casi sono due: o non hanno molto da far vedere a giugno e vogliono concentrarsi su settembre e quindi fanno lo PlayStation Showcase molto più avanti, oppure se hanno un loro showcase o hanno una presenza forte al Summer Game Fest, vogliono concentrarsi sulle loro esclusive. Non è detto che lo showcase non abbia un cazzo arbiter, perché al Summer Game Fest secondo me hanno Silent Hill, eh? Hanno Silent Hill. Fighting Ground, Vajvix. C'è il sito ufficiale di Street Fighter. Vediamolo. No, è stato sbagliato. Aspettate. Oh, copia me, però. Fighting Ground. Vediamo. Continuando la tradizione di essere un leader del genere, il pinnacolo. Iaculo, grazie al pinnacolo dei giochi di combattimento che possono venire trovati in questa modalità con una combat system altamente evoluto. Aspetta, control type. Oh. Ah no, questo è quello che dicevamo. Modern, classic. Classic è classic, modern è quello che ha, esatto, assist, drive, parry, throw, drive, impact. Special move, heavy attack, light attack. Questo è il facilitato. Hai la special move su triangolo, hai tre tipi di attacchi e basta. Non hai sei tasti attacco. Mentre invece il classico hai sei tasti attacco e devi usare i combinati. Quindi no, sei limitato col facilitato. Sei limitato col facilitato. Perché hai le combo assistite e hai le speciali aggiuntive. Ma hai solo tre tipologie d'attacco, non hai sei tipologie d'attacco. Ragazzi, questa schermata è un po' difficile. Aspettate che provo così. Tac. Hai solo tre tipologie d'attacco con il modern. Invece nel classic hai light, medium, heavy e drive impact R1 più R2. Il drive impact R1 più R2. E le mosse le fai così, mentre invece nel facilitato schiacci un pulsante e basta. E hai le mosse in base ai pulsanti. Sospetto che la modalità semplificata ti impedisca varie combo e vari pattern. E infatti il drive parry ce l'hai triangolo più cerchio e la presa quadrato più X. Quindi la parry la fai con queste, ma ovviamente hai anche altri due trigger che puoi inserire. E poi hai R1 più R2 che è il drive impact. Real time commentary. E no ragazzi, le abilità sono tutte attivate... quando vuoi. Hai il drive impact, hai il drive parry, ma il cancel invece? Le super sono facili da fare, sempre. No, le super mi sa che... le super non sono facilitate. Le super sono... non sono facilitate. Drive, eccole qua. Drive impact, drive parry, overdrive, drive rush, drive reversal. Drive impact.
Un colpo potente che può assorbire un attacco degli avversari. R1 più R2 o L1 nella facilitata. Questo è il focus attack. Se colpisci all'angolo, fai il wall splat. Anche se bloccano l'attacco, li mandi a muro. Quindi se stai facendo pressione e contrattaccano, con questa cosa qua puoi fare contropressione e mandarli a muro. Drive parry. Questo, allora, questo costa tutta una barra della drive gauge. Quindi è forte, ma costa una barra intera. Invece la drive parry costa mezza barra. È una parry che ti riempie la barra drive se la fai con successo. Puoi fare una perfect parry che probabilmente ti funziona come le parry del Third Strike. Quindi hai le parry ma ti costano. Se le fai giuste però ti rigenerano la drive. Cioè costa farle, ma se le fai giuste ti riempiono la drive più di quello che hai consumato e probabilmente hai anche il vantaggio. Overdrive costa 2 e è un X move. L'overdrive è una X move, letteralmente. È la X. L'overdrive è la X. Drive rush. Questo costa 1 o 3. Minchia, se fai una drive parry o un attacco cancellabile, oh Cristo, è letteralmente Roman Cancel con lo scatto in avanti. È letteralmente Roman Cancel con lo scatto in avanti. Se fai lo scatto durante un attacco e hai la barra, lo puoi cancellare. Se lo fai da una parry costa 1, se lo fai da un attacco normale costa 3. È letteralmente il Roman Cancel con il costo aumentato. E poi c'è il Drive Reversal, che è un contrattacco difensivo che costa 2 di barra. Ti fa poco danno, ma ti aiuta quando ti fanno pressione in culo. Quindi hai letteralmente una sorta di versione loro del Roman Cancel più costosa, la parry alla Third Strike, le X move e il focus attack. Hai non hai gli stili, e la drive gauge ha 6 tacche, quindi secondo me si riempie anche abbastanza velocemente. Guarda, e tra l'altro è divisa dalla barra delle super. La barra drive è qua sotto. La barra delle super è qua. Si riempie automaticamente. Bisogna vedere in quanto si riempie, ragazzi. Si riempie col tempo. Non si riempie a quanto pare con gli attacchi e col danno subito. Si riempie col tempo. Se si riempie molto velocemente, sto gioco sarà una roba costante di counter e cose varie. Se invece hai il riempimento è molto lento, il gioco sarà a sua volta molto lento e calcolato con una volontà di regolare molto nel dettaglio le risorse. E poi hai le barre delle super separate, quindi le super e le ultra te le vogliono far usare per aumentare la spettacolarità. Questa cosa è molto figa comunque, Questo gioco ha un sistema misto, è un misto tra Street Fighter 4, Street Fighter 3 e altro. Sì, la puoi riempire coi parry, Giorgio. Se fai i parry perfetti, la puoi riempire più velocemente. Si riempie, sembrerebbe, solo coi parry perfetti, Lendrer. Quindi uno bravo con le parry ha sempre il drive. Uno che con le parry fa cagare deve essere molto bravo in tutto il resto perché viene marcatamente svantaggiato. Il che vuol dire che la parry in questo gioco è molto significativa. Vorrei capire... Credo che le parry non siano possibili da fare in aria. Credo che le parry siano solo a terra. Le parry sono plausibilmente solo a terra. Non hai la parry aerea, quindi non hai la possibilità di avvicinarti, di sfruttare le meccaniche difensive in avvicinamento con un salto, secondo me.
Bisognerebbe constatarlo, eh. Tra l'altro il tizio che dicevate, quello del trailer, è qua. Trash. Vorrei capire se è giocabile o se l'hanno messo semplicemente come sfondo. Qua c'è un cosplayer di Ugo. Mi rifiuto di credere che sia Ugo questo. Figo. Tanta roba. Tanta roba per davvero. Sono molto impressionato da questo State of Play, ragazzi. Molto impressionato da questo State of Play. Non me l'aspettavo, sinceramente, tutte ste bombe. Mark 2. Non mi aspettavo tutte ste bombe. Trovo che sia una cazzata a livello comunicativo far vedere adesso il trailer di Final Fantasy XVI. Secondo me dovevano farlo vedere nel loro show. Però come vi ho detto prima, ragazzi, sì, la possibilità di vederlo è concreta, perché a livello comunicativo non ci stanno capendo un cazzo. Non mi aspettavo di vedere Street Fighter 6 e Resident Evil assieme a uno State of Play con Final Fantasy XVI. Di Final Fantasy XVI hanno scritto tanto, non moltissimo, Dash. Non moltissimo. Non ci sono molte informazioni in più su Final Fantasy XVI. Si è solo visto un trailer molto figo. Lender, non credo che Maximilian ti dirà molto di più di quello che ti ho detto io adesso, eh. Sospetto che l'analisi che si possa fare sia più o meno quella che vi ho fatto io. Però tanta roba. Forse hanno un po' di pepe al culo. Può essere, Kirialo. Come vi ho detto, il sospetto è che non abbiano uno show loro a giugno, o che vogliano concentrarsi su qualche altro gioco a giugno, e abbiano voluto far vedere le cose ora. Non lo so. Il team è stato confermato, beh, ma quello si sapeva che lo confermavano Sephiroth, cosa che è positiva comunque. Tanta roba, tanta roba. Trailer di Final Fantasy XVI, Street Fighter 6 meccanicamente bomba, Resident Evil 4 super figo, Final Fantasy XVI trailer della Madonna, altre robine molto carine mostrate indie. Oh, ragazzi, tanto di cappello, mai avrei detto uno State of Play di questo livello, mai avrei creduto che avrebbero fatto uno State of Play davvero di questo livello. Sono sensibilmente sorpreso, non me l'aspettavo per davvero. Sono seriamente sorpreso. Tanta roba. Tantissima roba. Va bene, figli miei, io vi devo abbandonare. Vi ringrazio per essere stati con me. Vi si vuole bene. Vi mando la Sabaku, che oggi mi ha taggato su Instagram con molto amore. E ora gli facciamo un raid, anche se credo che sia in chiusura pure lui. Vi mando dal buon Michele, salutatemelo. Un bacione a tutti quanti. Spero vi siate divertiti, fategli un saluto, è stata veramente una cazzo di bomba su State of Play, non me l'aspettavo, sono molto felice di quello che ho visto. Molto amore, passate un buon resto di nottata, ciao ciao!